Tanto per cominciare, osservando e ascoltando i nostri ragazzi. Troppo spesso noi vorremmo che loro ci parlassero quando desideriamo noi, quando siamo pronti, quando abbiamo tempo. Noi tutti immersi nelle nostre attività e impegni quotidiani non abbiamo sempre la possibilità di essere pronti all'ascolto quando invece sarebbe utile, cioè quando l'adolescente è pronto ad aprirsi, è pronto a parlare. Quindi la capacità di essere pronto all'ascolto è sicuramente un primo passo necessario per affrontare il disturbo affettivo negli adolescenti. Dopodiché, laddove si riscontra un disagio, fosse anche non una chiara patologia psichiatrica, ma un profondo disagio che modifica le abitudini di vita del ragazzo o semplicemente non lo fa stare bene, è importante che ci si rivolga ai professionisti della salute mentale per un iniziale inquadramento e un'eventuale presa in carico.